mi ricordo se l'ho detto a questo gruppo, è solo una puntualizzazione, l'ho detto all'altro gruppo, non mi ricordo se l'ho detto a voi. Per diletto vostro, non c'entra quello che sto facendo adesso, oscillatore. Per diletto vostro, guardate in rete, lenti gravitazionali, ve l'ho detto? No. Va bene. Riguarda la questione del fatto che la luce cade nei campi gravitazionali, quindi il percorso si curva e si possono avere degli strani effetti molto spettacolari. La storia dell'eclisse solare, che è del 19, la teoria della relatività di Einstein, quella generale, quella che riguarda la gravitazione, è del 17. E per tanti anni, io direi fino agli anni 50, la teoria della relatività era una teoria studiata da qualche teorico, perché non c'erano molte evidenze sperimentali. Sì, c'era l'eclisse solare, c'era la precessione di Mercurio, però più o meno dagli anni 50-60, con la nascita dell'astronomia sperimentale, quindi non solo con telescopi sulla Terra, ma anche con radiotelescopi, e cioè non solo telescopi ottici sulla Terra, ma anche con radiotelescopi, e poi con il lancio dei satelliti, che la gente, guardando con attenzione l'universo, si è accorto di un sacco di bei fenomeni. Infatti, secondo me, se io avessi 20, anche 20 anni meno di quelli che ho, mi riconvertirei. Se avessi la vostra età, mi metterei a fare astrofisica, perché il 21° secolo sarà spettacolare. Ogni volta che mandano su qualcosa, un satellite nuovo con dei rivelatori più sensibili a pezzi di spettro elettromagnetico non guardati prima, scopro qualcosa di inaspettato. E più o meno dagli anni 50, 60, 70 sono cominciate ad arrivare un sacco di evidenze sperimentali a favore della teoria della relatività di Einstein, della gravitazione di Einstein. E in particolare hanno scoperto questi lenti gravitazionali, che sono una forma spettacolare dell'effetto dell'eclissi che vi ho detto io. Per diletto, guardate, se non lo fate, non è in programma ovviamente, come non è in programma diverse cose che vi ho detto riguardo alla teoria della relatività. Ve lo raccontate perché credo che sarebbe molto grave che uno studente che studi fisica non sappia, almeno per sentito, dire alcune cose. Va bene, esito a fare un ripasso di quello che ho fatto ieri, due giorni fa, perché quello che abbiamo fatto due giorni fa era tanto pesante, l'ho anche forse raccontato in maniera non molto chiara, quindi però mi è costata fatica, no? E spendere altro tempo a farlo, cerchiamo di farlo, ma sono molto veloce, molto veloce. Allora, l'idea di base come sto esitando? Piuttosto di farlo subito, voglio fare un altro esempio. Cioè, piuttosto di spendere del tempo a rifare le cose che ho già fatto, voglio cambiare pagina, poi eventualmente, se mi viene voglia, lo riprenderò in mano, ma probabilmente mi pesa tanto. Facciamo un altro esempio. Allora, prima devo dire una cosa che è importante, così usiamo un po' un linguaggio. Quando l'attrito viscoso, quando il coefficiente di attrito viscoso del fluido è 0, e avete quindi quindi qual è l'oggetto? Stiamo discutendo un pavimento senza attrito, quindi c'è senza attrito qua, un muro in cui è conficcata una molla. Sarà una molla ideale, nel senso che soddisfa la legge di Hooke. La legge di Hooke cosa dice? Che la forza che la molla esercita sul corpo, quindi attaccherete all'estremità della molla un corpo materiale, quindi lui è dotato di una proprietà che misura la difficoltà di accelerarlo, questo si chiama la sua massa. La forza che la molla esercita sul corpo la scriviamo così, quindi questo coefficiente qui si chiama il coefficiente elastico della molla,
ha le dimensioni di una forza diviso una lunghezza, quindi il sistema internazionale sarà un certo numero di newton al metro, questo sarà un certo numero di newton al metro, non so, 1000, che verrà dalla molla. Una cosa che vale dire è che se io faccio lo schizzo di questo, cioè faccio il grafico di questa funzione, dove questo sull'asse X misuro la deformazione della molla e sull'asse dell'ordinata misura la forza che la molla esercita sul blocco, allora di nuovo x positivo vuol dire che la molla è allungata, x negativo vuol dire che la molla è compressa, x uguale a 0 vuol dire che il corpo è attaccato proprio alla posizione che corrisponde alla lunghezza naturale della molla, cioè la molla non è deformata. Allora il grafico di questa funzione, come vedete, K è un numero positivo, abbiamo esplicitato il segno meno. Questo segno meno cosa vuol dire? Che quando il corpo è a destra della posizione di equilibrio, quindi se questa è la posizione di equilibrio, quando il corpo è qui, la forza è, quindi quando il corpo è a x positivo, la forza è negativa, quando x invece è negativa, la forza è positiva, questo è il senso del segno meno, K è un numero positivo. Quindi il grafico di questa funzione è una funzione con una certa, è una retta con una pendenza negativa. Allora io potrei cambiare a parità di massa, a parità di oggetto attaccato alla molla, potrei attaccare, potrei usare molle diverse. E immaginate che io abbia due tipi di molle che hanno la stessa lunghezza di fabbrica. Quindi questa è una molla e questa è un'altra molla che per differenziarla magari la faccio in grassetto. Hanno la stessa lunghezza di fabbrica. E proprio perché ho fatto questo ingrassetto, supponiamo che la costante elastica di questo sia K1 e la costante elastica di questo sia K2 e K2 sia maggiore di K1. Quindi io disegnerò un'altra retta e voi dovete dirmi chi è la 1 e chi è la 2. Vi ho fatto queste considerazioni? Sì o no? Ok, bene. Mi sembrava di non averle fatte. Io disegno due rette e voi mi dite chi è la 1 e chi è la 2. Chi è la retta 1 e chi è la retta 2? Pensate. Qual è il ruolo geometrico matematico di K? A parte il segno meno, vi dà la pendenza, no? Quindi il K più grande è quello che dà la retta che pende di più. Quindi questa è la 2 e questa è la 1. Allora, a parità di distorsione, quindi se io facessi due esperimenti con due molle, questo hanno la stessa lunghezza di fabbrica. Questa è la molla 1, questa è la molla 2. Magari la faccio, vabbè, uso un gesso più grande così mi viene più facile farlo in grassetto, no? Ok? È chiaro? Questa è la molla 1 e questa è la molla 2. Guardate, i corpi sono identici, quindi questo corpo è identico, stessa massa, la lunghezza di fabbrica delle due molle è identica, quindi la posizione x uguale a 0 è la stessa per entrambi, Quindi allungo della stessa quantità, deformo entrambe le molle della stessa quantità. Quindi dovete immaginare che qua ci sia la sponda in cui sono attaccate le molle, ok? Io metto due corpi identici all'estremità della molla, delle molle. Le molle sono non deformate per il momento, cioè sono entrambi a quello che io chiamo x uguale a 0. Agguanto le due masse che sono identiche, per il momento non sento nessuno sforzo particolare, infatti quando lascio la presa le due masse stanno ferme. Cioè se erano ferme, continuano a rimanere ferme, vuol dire che la velocità non cambia, vuol dire che non c'è un'accelerazione, non c'è una forza. Agguanto le due masse e comincio a allungare le due molle, notando di fare uno sforzo muscolare. La cosa interessante è che il braccio destro e il braccio sinistro fanno lo stesso sforzo. O no? Durante l'allungamento o no? O sì? Coraggio. No, qual è il braccio che fa più fatica? Quello che ha la K più grande, non vi pare?
È ovvio. È ovvio. Quindi voi fate molta più fatica su una per allontanare. Supponete che la deformazione che volete fare delle due molle sia questa. Quindi uno è facile, l'altro è più difficile. A parità di lunghezza, questa è la lunghezza comune, una molla dovete esercitare questa forza per tenerlo, l'altra molla dovete esercitare questa forza per tenerlo fermo. Tenerlo fermo cosa vuol dire? Che in questa posizione qua il corpo è fermo. Cosa vuol dire che è fermo? Che non ha una, la velocità è zero, e continuando a tenerlo fermo non sta accelerando. Il fatto che non accelera vuol dire che c'è un equilibrio di forze, la forza complessiva sul blocco è zero. C'è la molla che sta tirando verso sinistra e voi dovete spingere verso destra per tenerla ferma. Ma è evidente che qua dovete spingere di più, non vi pare? Hanno la stessa deformazione, ma ora dovete spingere molto di più per equilibrare la forza di richiamo. Ah, tra l'altro, questo segno meno, quando si parla così velocemente, si dice che questa è una forza di richiamo, voi deformate la molla e la molla in qualche modo vuole riportarsi alla sua lunghezza originaria. Quindi voi state lottando, dovete fornire una forza che è uguale, è contraria, alla forza di richiamo. Ma su questa molla la forza che dovete opporre per compensare la forza di richiamo deve essere maggiore. E quello è, quello che quel disegno vi sta dicendo. Quindi questa molla qua, che è la costante elastica più grande, diremo cosa? La chiameremo, se volete, è una misura della rigidità della molla. Quando K è grande è una molla molto rigida, quando K è piccola diremo che la molla è flaccida. Quindi voi andate in un... volete sviluppare i muscoli? Ciao! Ho aspettato che lei finisse, ma vedo che continua, quindi mi dica lei quando posso venire. Non te l'avevo notato. No, io ero nascosta. Beh, se ti nascondi come faccio a sapere? No. Speravo che lei finisse il concetto, ma ancora vedo che, quindi mi dica lei quando posso venire. Facciamolo durante la pausa, magari finisco 10 minuti, facciamo quando mi alle 9:50 mi squillerà il cellulare, quindi 10 minuti. Passo il filo. Ah sì, voi volete sviluppare i muscoli. Andate in palestra. Ci sono, come si chiamano questi attrezzi, dove c'è il manico, non so come disegnarli, c'è un manico, poi ci sono tante molle, c'è un altro manico, uno infila le mani e fa così, no? Ah, ce ne sono due, della stessa lunghezza sul tavolo, e voi ne prendete su uno. La lunghezza di fabbrica, immaginate che sia questa. La mia estensione corporea massima è questa qua. Ok? Prendo su una e faccio... Ah, che facile! E l'altra... quella qua è questa che ha la costante elastica più grande, quindi più rigida. Una molla flaccida è facile deformarlo, ma questo è quello che sta dicendo. Ok? Quindi K si chiama la costante elastica della molla, ma è una misura, se volete, della rigidità della molla, cioè della difficoltà di deformarlo, d'accordo? Ok, le avete portate qua, le tenete lì, un braccio sta facendo molta più fatica a sviluppare acido lattico, l'altro, a un certo momento mollate la presa, ok? C'è la forza di richiamo su entrambi, cosa succederà? Attenzione, non c'è attrito sul tavolo, ok? Non c'è attrito sul tavolo. Quindi l'unica forza che questi corpi sentono è la forza di richiamo delle loro molle. Quindi il corpo c'è un'accelerazione verso sinistra, cioè una forza verso sinistra, quindi accelera verso sinistra, accelerazione negativa. Cosa vuol dire? Che lui comincia ad acquistare una velocità negativa. Arriva verso x uguale a 0, x uguale a 0 è la posizione dove la forza della molla è 0. Ma lui arriva qui in velocità. Ok? Quindi, proprio perché ha inerzia, lui con forza uguale a zero in velocità, lui sarebbe contento, continuerebbe con quella velocità. Il problema è che quando supera la sinistra, la molla comincia a comprimersi e comincia ad esserci una forza verso destra.
E quindi cosa succede? Un'accelerazione positiva, quindi quella velocità negativa comincia a diventare più positiva, cioè comincia a diminuire il modulo, giusto? E ovviamente più comprime, più la forza cresce, perché la forza è proporzionale. Quindi la decelerazione, anche se è una parola che non bisognerebbe dire, un'accelerazione negativa, l'accelerazione voglio dire, anzi, visto che la forza è verso destra, l'accelerazione è positiva, più lui va verso sinistra, più l'accelerazione cresce, quindi più la forza verso destra cresce, e quindi la sua velocità diventa, il tasso con cui la velocità diventa, il ratio con cui la velocità diventa più positiva, sta crescendo. Quindi la velocità è negativa, ma sta diventando positiva, sta diventando meno negativa rapidamente. Quindi tutta quella velocità negativa viene, se vogliamo dire in maniera così colloquiale, viene consumata. A un certo momento la velocità è zero, ma si trova a sinistra con una forza verso destra. Cosa succede? L'accelerazione è positiva, quindi la velocità comincia a crescere in direzione positiva. Una velocità positiva cosa vuol dire? Che si sposta verso destra, direzione positiva. E potete capire che supererà di nuovo la posizione di equilibrio in velocità e va avanti e indietro per l'eternità. E abbiamo fatto la matematica l'altro giorno e magari prima o poi farò un riparto, scriveremo, no? E anzi, possiamo già scrivere alcune cose. Sappiamo che la descrizione generale di quello che farà questa molla, la descrizione generale, è questa qua. Dov'è il cancellino? Dove omega 0 è la radice quadrata di k diviso m. X0 è la posizione iniziale, cioè questo è il valore di x quando t uguale a 0. Questo è il valore di v quando t uguale a 0. Questa è la descrizione generale di quello che fa una massa attaccata a una molla. In questo particolare scenario, dove partivano da fermi, io ho solo questo pezzo qua, perché partendo da fermi la velocità iniziale è zero, ok? Quindi noi abbiamo un moto di questo tipo, è un coseno, e siccome stanno entrambi partendo da destra, dalla posizione uguale, quindi chiamiamo questa posizione x0, ed è maggiore di 0 come volete, come potete dire, sono entrambi dei coseni che posso disegnare, sto perdendo la voce. Questa la cancello ormai, perché stiamo descrivendo il moto partendo da fermo, d'accordo? Quindi, questo che sto scrivendo adesso non è più la descrizione generale, è la descrizione che riguarda i casi in cui il corpo parte da fermo. È chiaro? Allora possiamo disegnare... Mamma mia, sta bronchite mi sta tornando. Per qualche giorno non l'avevo, ma ho preso freddo e mi sta tornando. Partono tutte e due da x0, sia questo da x0 e questo da x0. Quindi questo è il caso con la massa, questa è la molla 1 e questa è la molla 2. Disegno come si deve fare un disegno di un coseno. Bisogna che si faccia queste schede, cioè capisco l'esigenza di fare la valutazione dei docenti, perché noi valutiamo voi e voi in teoria dovete dare del feedback, no? Però perché con le schede? Perché non inventano qualcosa informatico? È molto più semplice. Le schede sono anonime, forse informaticamente... non so, ma dovrebbe essere difficile in cui uno ha la password, entra nel sito, poi però quando fa invio viene in qualche modo distrutto l'informazione di chi l'ha scritto. Penso che sia non è difficile farlo. Invece sprecare tempo, no? Stiamo già perdendo tanto tempo perché avremo il 25. 25, voi che giorno è il 25? Vedete, perdiamo 4 ore giovedì.
dico del 25, e poi il primo maggio, ma il primo maggio credo che sia un mercoledì, quindi non mi riguarda, però l'altro gruppo, quindi tutte queste interruzioni del secondo semestre, qua andiamo a giugno di sicuro. Ma dobbiamo disegnare i cosini. Disegniamo il primo. Come si fa? Come vi ho già detto, voi dovete mettere le tacche temporali. Silenzio, se no lo do per dato, perché questo l'ho fatto l'altro giorno. Lo do per dato. Dobbiamo disegnare sti cosini. Questo non è un angolo, questo è il tempo. Lo dovete disegnare con la base dei tempi. Allora cosa si fa? Vi ricordo molto velocemente che in fondo questo è l'angolo, è la fase del coseno. Chiamiamo questo l'angolo, chiaramente l'angolo varia del tempo, ma varia in tempo molto speciale. È proprio scritto esplicitamente che l'angolo varia linearmente col tempo, dove questa è una costante, che costante è questa costante. Quindi voi avete l'angolo in funzione del tempo ed è sarà una retta. Questo è dalla molla 1. E la molla 2 ha una fase diversa, no? La molla 2 ha, questo è la K2, questo è la K1, quindi avete due omega, avete due coseni da disegnare. Uno della molla 1 e uno della molla 2. Quindi avete, se volete, due omega. Avete la omega 1 quando usate K1 e avete l'altra omega, la 2, quando avete la radice, quando avete l'altra molla. Hanno la stessa massa attaccata le due molle, eh? Per il momento M è uguale. Allora, qual era l'interpretazione? Se io vi devo, dovete scrivere, dovete mettere le tacche temporali, quindi qual è l'unità di tempo naturale per un oscillatore? È il periodo. Allora, come si fa a determinare il periodo? Si capisce che il periodo per definizione è quel lasso di tempo dove ho che la fase cambia di 2π greco, perché il coseno è periodico per 2π greco. Dall'istante iniziale, quanto tempo mi serve affinché la fase cambi 2π greco? Se questo è 2π greco, il tempo che mi serve è questo qua. Questo tempo qui, quindi io vedo che il tempo, il periodo, è 2π greco diviso la omega 0, che è la pendenza di questa retta. Ma ho 2 omega 0! Quindi ho un'altra retta da disegnare. Per esempio, che so, questa qua. Quale retta? Ovviamente con questa retta il tempo che mi serve per fare 2π greco è di più. Quindi quale di questi è T1 e quale di questi è T2? Quale è omega 1 e quale è omega 2? Allora è evidente che se K2 è maggiore di K1, perché era questa l'ipotesi di questo disegno, no? Qua abbiamo che K2 è maggiore di K1. Cioè questa molla qua è più rigida, è più rigida della molla 2. Allora K2 è maggiore di K1, quindi in questa situazione avete che la omega 0 della 2 è maggiore della omega 0 della molla flaccida. E quindi cosa vuol dire? Che io, questa è la molla rigida e questa è la molla flaccida. E quindi cosa deducete? Che il periodo della molla rigida è più piccolo del periodo della molla flaccida. In fondo cosa sta succedendo? Voi, d'accordo, tirate indietro le due masse, un braccio fa molta più fatica dell'altro, anche se il concetto fatica non è ben definito in fisica, però voi è un'esperienza quotidiana, eh? E fa anche più, sta vibrando perché i muscoli stanno facendo fatica a tenerlo fermo, state lottando per applicare una forza che si oppone alla forza di richiamo della molla rigida. La molla flaccida è facile. Facile a contrapporre la forza di richiamo. Lasciate la presa. La molla rigida, le due masse sono uguali, farà. La molla flaccida fa. E questo che mi sta dicendo. Il periodo della molla rigida è più corto, il tempo che impiega per andare e tornare è meno. Quindi va e torna rapidamente, invece la molla flaccida va e torna, impiega più tempo. Quindi uno fa tanti cicli per unità di tempo, l'altro ne fa meno. D'accordo? Infatti c'è un concetto che alcuni di voi forse hanno già sentito parlare. Se T è il periodo,
Cos'è il periodo? Misura il tempo che serve per fare un'andata e un ritorno, un ciclo, ok? Quindi T misura il tempo per un ciclo. L'inverso di T misura quanti cicli fate in un secondo, in un'unità di tempo. E questa è indicata con il simbolo... Cos'è questo? La nu? Ani? Non mi ricordo. Il simbolo greco per frequenza. Questa è la frequenza, ok? La frequenza è 1 su il periodo. Ok? Quindi un oggetto così, che farà un coseno, vedete che è un coseno, perché l'ho fatto partire da fermo, ha una pulsazione, ok? Omega 0 abbiamo detto che si chiama pulsazione, però non sbagliate in realtà se la chiamate velocità angolare, perché l'angolo è il moto circolare nel piano dei numeri complessi, ok? Questa cosa si chiama pulsazione. Allora, abbiamo capito che la relazione è questa. Quindi qual è la relazione tra omega 0 e la frequenza? La frequenza è uguale a 1 su il periodo, e quindi capite che omega 0 è uguale a 2 pi greco per la frequenza. Queste sono formule che dovreste sapere. Quindi, cos'è omega 0? Cos'è omega 0? Come si misura? È un angolo, per unità di tempo. Quindi, se t è il tempo che impiega la massa attaccata alla molla, usiamo delle parole che poi sono quelle che si... Questo si chiamerà un oscillatore. Questo è un oscillatore, oscilla. Non solo, ma oscilla con una pulsazione ben definita, con una velocità angolare nel piano dei numeri complessi ben definito. E la velocità angolare, la pulsazione, è data da questa radice quadrata della costante l'asse diviso la massa. Quindi questo si chiamerà un oscillatore armonico. Il motivo per cui si chiama oscillatore armonico è perché ha una frequenza ben definita. Quale frequenza? Ma questa frequenza. La frequenza è uguale a omega 0 diviso 2 pi greco. Cioè la frequenza, dovrei cominciare a forse cancellare qualcosa perché non ho più spazio, posso cancellare qui. Quindi le relazioni da imparare nascono da questo disegno. Questo disegno mi dice che siccome questo è omega 0 per il tempo, allora 2 pi greco, io me la ricordo così, 2 pi greco è uguale a omega 0 t. Cioè questo disegno che io ho fatto si scrive così, ok? Da questa voi vedete che t è uguale a 2 pi greco fratto omega 0, d'accordo? Poi uno che dice questo è il tempo che gli serve per fare un ciclo. Un ciclo cos'è? È un andare e tornare, è il periodo, è il tempo per fare per l'appunto un ciclo. 1 su t, che come vedete è omega 0 diviso 2 pi greco, perché sono ribaltato, e quanti cicli fa in un'unità di tempo. Quindi se il periodo è un decimo di secondo, qual è la frequenza? Chiamo questo la frequenza. Coraggio, pensateci. Se il periodo è un decimo di secondo, questo è il tempo che impiega a fare un ciclo, quanti cicli fa in un secondo? Ok, vedete che l'operazione matematica qual è? Quindi questo vi dà il tempo per un ciclo, questo vi dà il tempo, quanti cicli in un'unità di tempo, se misurate il tempo in secondi, minuti, ore, quello che è. Allora, dov'è la formula? Eccola qua, voglio scriverla qua, questa qua la voglio scrivere vicino. Questa vi dà quanti cicli per unità di tempo,
Questi sono radianti. Quindi questo vi dice 2π radianti per un ciclo. Questi sono quanti cicli al secondo, quindi questi sono quanti radianti al secondo. Lo vedete? Ogni ciclo porta 2π radianti. Questo vi dice quanti cicli al secondo. Ogni ciclo porta 2π radianti, quindi questo vi dice quanti radianti al secondo. D'accordo? Di quanto cambia la fase in un periodo? 2π radianti, non gradi, eh? Radianti. Ogni studente ingegneria deve sapere cos'è un radiante, eh? Quindi questo vi dice quanti cicli al secondo, questo vi dice quanti radianti al secondo. C'è il 2π perché ogni ciclo porta 2π radianti. D'accordo? Molto semplice. L'unità di misura del sistema internazionale, dove si misura il tempo in secondi, la frequenza si misura in hertz. Quindi se il periodo è 0,1 secondo, la frequenza è 10 hertz. Di nuovo, hertz è un signore, era un fisico sperimentale e fu lui a confermare che Maxwell aveva ragione, ha scoperto lui sperimentalmente le onde elettromagnetiche che erano previste teoricamente da Maxwell. Hertz li osservò sperimentalmente, eccetera eccetera. Quando scrivete 10 Hertz, se si usate il simbolo è con la H maiuscolo, se per caso in un motivo dovete scrivere per esteso 10 Hertz, di nuovo scrivete, dove lo scrivo? 10 con la H piccola. Perché di nuovo, se scrivete 10 con la H grande, state pensando a 10 membri della famiglia Hertz. Ricordatevi questo, va bene? Quindi questo del sistema internazionale in Hertz, questi sono radianti al secondo. Quindi se avete 10 Hertz, quanti radianti al secondo avete? Circa 31,4. No! 62,8, perché sono 2π, no? Giusto? Π è 6 e 28, lo moltiplicate per 10, quindi con 10 Hz avete quasi 63 radianti al secondo, d'accordo? È chiaro a tutti? Omega misura la pulsazione, questa è una frequenza. Hanno tutte e due la dimensione di un tempo, perché gli angoli sono adimensionali. Questo numero qua non porta dimensioni, però porta un numero. Quindi se questo è 10, questo è quasi 63, eh? Perché c'è 2π, non dimenticatelo mai. Allora, dobbiamo fare sto benedetto disegno. Facciamo un'ipotesi concreta. Che le due K, che K2 sia uguale a 4 volte K1, quindi bisognerebbe fare il disegno in scala, magari lo faccio rapidamente. Quindi immaginiamo che questo sia K1, quindi in questa posizione qua, questo deve andare giù 4 volte questo. In questa posizione qua. Quindi è una cosa così. Ma una cosa del genere, ok? Più o meno questo qua ha una pendenza che nel mio disegno, fatelo meglio sui vostri quadrettini, ha una pendenza 4 volte, d'accordo? Allora la domanda d'orale ho scritto è di disegnare i cosini in scala. I due corpi partono dalla stessa posizione, quindi quando mollo la presa, l'ampiezza di oscillazione, il coseno oscilla tra più 1 e meno 1, questo moltiplica, quindi questo rappresenta l'ampiezza dell'oscillazione, quanto andrà su e quanto andrà giù, questo si chiama l'ampiezza, d'accordo? Questo si chiama l'ampiezza. Adesso voi hanno la stessa ampiezza di coseni, ma dovete disegnarli in scala, sapendo che una molla ha una, è 4 volte più vicina dell'altra.
che è un'espressione non proprio rigorosa, il modo corretto di dirlo è che una molla è una costante elastica quattro volte dell'altra. Dire che K è la rigidità è una cosa che vi dico io per aiutarvi ad avere un senso fisico. Che una molla, che questa qua ha una costante elastica quattro volte questa. Coraggio! Allora, dovete disegnarne uno prima e l'altro invece dovrà essere in scala. Il primo lo disegniamo, disegniamo la prima. Quindi cosa devo fare? Devo prima disegnare il tempo, quindi chiamo questo il tempo, questo è il periodo, perdonatemi, questa tacca temporale è il periodo della molla 1, quindi mezzo periodo, quarto periodo, tre quarti periodo. Questo è un coseno perché il corpo parte da fermo, quindi ha una velocità 0, quindi nel disegno a t uguale 0 la retta tangente alla curva deve essere orizzontale, la velocità iniziale è 0, è un coseno. Quindi lui parte così, fa il vostro bel coseno. D'accordo? Questo è un ciclo della prima molla. Deve essere molto chiaro cos'è il periodo, Il periodo è il lasso di tempo che mi serve affinché la funzione non solo si ripeta, perché guardate, questo valore qua, dove la funzione è 0, dov'è che si ripete lo 0? Si ripete qui. E uno potrebbe dire, se il periodo è il tempo che mi serve affinché la funzione cambi, abbia lo stesso valore, potrebbe proporre un intervallo di tempo del genere? No! È ancora più forte, non solo la funzione deve ripetere il suo valore, ma deve ripetere anche la sua derivata. Questa è la definizione del periodo. Dov'è che ripeterà la sua derivata? Ovviamente devo disegnare qualche altro periodo per fare un disegno decente. Dov'è un altro punto che ha non solo lo stesso valore ma la stessa derivata? Non è questo, ma è questo. Guardate questo valore qua, questo punto, un altro istante del tempo dove non solo si ripete il valore della funzione ma si ripete anche la derivata. Qua si ripete il valore della funzione ma qua si ripete la derivata. Quindi il periodo è il tempo che vi serve per ripetere sia il valore della funzione che anche la velocità angolare, mi raccomando, anche la derivata, che sia chiaro questo. Va bene, perché ogni tanto scappa qualche ingenuità. D'accordo? Disegnate questo adesso, coraggio! Vogliamo che lo lasci a voi? Cambiamo argomento? Fimmi la lavagna per cortesia. Qua. Qual è la relazione tra le due omeghe se una K ha quattro valori dell'altro? Quindi nel nostro esercizio la omega 0,1, quello della molla, se questo è 4 volte questo, quindi cosa fate? Facciamo così, voglio calcolare i rapporti delle omeghe, quindi omega 0 della seconda molla rispetto alla omega 0 della prima. A me piace fare tanto i rapporti, perché vi dà un numero puro. Quindi questo cos'è? È la radice quadrata di K2 fratto la massa, questa è la radice quadrata di K1 fratto la stessa massa, perché in questo esercizio, ovviamente potete immaginare cos'altro farò, potrei fare esercizi dove le molle sono uguali ma i corpi sono diversi. Avete due molle uguali, cosa succederà secondo voi se avete due molle uguali attaccate due masse diverse? Quando tirate indietro, cioè state caricando le molle, le vostre braccia sono diverse, sentono uno sforzo diverso o uguale questa volta? Se le molle sono uguali, sentono uno sforzo identico. Caricate la molla della stessa quantità e lasciatela presa. Prima finiamo questo, ma pensate a cosa succederà. Allora, in questo esercizio le masse sono uguali, quindi io ovviamente questo è così, e in questo caso non vi pare? Non vi pare? Quindi, se in questo esercizio, avete che K2 è 4 volte K1, tac, tac,
radice di 4, questo è 2. C'è la radice quadrata. Quindi aver quadruplicato la costante elastica della molla, adesso arriverà la mia collega carina. Cosa concludete? Coraggio! Il periodo! Dov'è il periodo? Eccolo qua! Tac! Che implicazione ha questo? Che il periodo della molla 2 è uguale a? È inverso. Questo è metà del periodo. Ok? Cosa vuol dire? Che se questo è un periodo per uno, il periodo per l'altro è questo. Questo qui impiega tutto questo intervallo di tempo per andare e tornare. Questo impiegherà un tempo dimezzato, impiega metà tempo per andare e tornare. Quindi se lui parte da qua riesce a tornare qui. Quindi per disegnarlo dovete disegnare il metà del periodo, del periodo vecchio. Quindi prima disegnate i periodi, poi metà, poi fate i quarti, no? Tacchi di quarto. Quindi questo qua fa così. Ok? Va bene, certo, venga.